È un altro bel gesto di sensibilità nei confronti delle persone portatrici di disabilità ed è doppiamente significativo che questo avvenga in una scuola pubblica, in una scuola dell'obbligo, facendo fronte fra l'altro a ritardi che abbiamo da parte della Regione e dello Stato per il trasporto dei disabili. Sapete che negli anni scorsi sono state cancellate le risorse destinate al trasporto per i bambini disabili e il Comune ha dovuto impegnare risorse proprie per garantire questo servizio. Dunque è un bel momento, un lavoro che abbiamo fatto con attenzione e con grande rispetto per le famiglie e per le bambine e i bambini che hanno disabilità. A proposito di trasporto, 21 milioni la provincia dice che potrebbe prendere in gestione la metro? Siamo pronti, abbiamo le mani aperte.